Sicuramente la BIT è sempre una fiera estremamente importante, le Marche saranno con uno stand nuovo sulla base di quello che avevamo fatto al TTG, avremo un soppalco di circa 90 metri quadri che sarà dedicato nella giornata del 4 al firmamento stellato, quindi gli chef stellati faranno dei menù sulle ricette rossiniane, perché quest'anno è Pesaro capitale della cultura, quindi l'altro anno il nostro personaggio di punta era ovviamente Giacomo Leopardi, quest'anno sarà invece il grande musicista Gioachino Rossini. Il 5 avremo i Cuochi delle Marche, che faranno invece un menù classico delle Marche, quindi sicuramente i noti vincisgrassi. E poi una faraona fatta in maniera particolare. Presenteremo un menù rossiniano, quindi visto che Pesaro è la capitale italiana della cultura, ci hanno chiesto di improntare, di fare un menù per questo evento in cui si rivisitano i piatti di Rossini, i piatti cari a Rossini, e ognuno di noi ha rivisitato un suo piatto, così la faraona, così l'insalata e così via. Saremo su lunedì e presenteremo il Vincesgrasso alla Maceratese, STG, che è un vanto della nostra regione, poi un piatto dedicato a Pesaro, dedicato quindi a Rossini, è una faraona appunto alla Rossini, che è un petto di faraona con la sua salsa e accompagnato da un cubo di quinto quarto e dei funghi, un piatto appunto dedicato al compositore Rossini, sapete tutti quanto fosse alto l'interesse di Rossini per la cucina e per la gastronomia. Gioachino Rossini, Pesaro capitale della cultura, sono sicuramente fattori che possono incidere molto positivamente sulla riconoscibilità di un territorio come quello marchigiano e la specificità, la peculiarità della nostra regione. Quali sono gli obiettivi attesi da questa BIT per la Regione Marche? Beh, appunto, la continuità nell'intercettare questi circuiti che non ci conoscevano, la capacità di essere presenti su palcoscenici importanti. E anche la volontà e la determinazione di puntare su un settore che nella nostra regione ha tante potenzialità, ma non è stato mai interpretato fino in fondo. La BIT è sicuramente una grande vetrina, ci sono 2 giorni di apertura al pubblico, quindi c'è anche la possibilità di avere un contatto diretto anche con quello che è il consumatore finale. E poi è comunque una presenza importante sia nei confronti delle altre regioni che sono nostri competitor, amiche ma sicuramente competitor, e poi nell'area talk che quest'anno abbiamo chiamato Area Talk Let's Marche, daremo la possibilità a 85 comuni attraverso 51 panel di dire tutto quello che si sta facendo sul turismo all'interno del territorio marchigiano. Quindi non solo una grande vetrina, ma anche una grandissima opportunità per dire che le Marche stanno facendo un cambio di passo nella promozione turistica.